Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti in un Get Ready With Me. Sono praticamente quasi 2 anni che non faccio un video del genere. Non so neanche da dove iniziare. Allora, ordine e tranquillità. Prima cosa vi lascio l'ultimo Get Ready With Me nelle schede, in modo tale che se siete curiosi di vedere che cosa è successo 2 anni fa, perché giustamente in questo video vi voglio aggiornare su quello che è successo in questi 2 anni che non ho fatto video del genere. E quindi se vi interessa ve lo lascio nella ID delle informazioni. In questi 2 anni non sono mai riuscita a fare un get ready with me per diverse vicissitudini, quindi non ho mai avuto l'occasione di aggiornarvi su quello che stava succedendo nella mia vita, perché in questi 2 anni è stata completamente stravolta e ne sono anche molto fiera. Però se non inizio a truccarmi qua non esco stasera, quindi inizio a prendere le cose che ci servono. Allora, come potete vedere, anche la location è cambiata ulteriormente. Nell'ultimo Get Ready With Me ero ancora nella casa dei miei genitori. I video che ho registrato e che ho caricato fino a poche settimane fa erano stati registrati in un piccolo appartamento differente rispetto a casa dei miei. Qua siamo ancora in un altro contesto. Ma facciamo ordine, altrimenti qua ci perdiamo. Allora, quando ho registrato l'ultimo Get Ready With Me, ero da poco diventata single e stavo iniziando una frequentazione con un nuovo ragazzo che poi avete visto se seguite il canale, anche nei vlog successivi. Quindi ve l'ho presentato. Mi sta finendo la BB cream. È stata una frequentazione abbastanza rapida e indolore, nel senso che subito dopo il lockdown abbiamo iniziato una frequentazione fisica, perché prima era semplicemente virtuale online. E, tranne forse un paio di occasioni in cui siamo andati a fare la spesa nello stesso momento, nello stesso supermercato, giusto per trasgredire, ma sempre rimanendo nelle regole. Questa frequentazione con Marco è diventata fisica, nel senso di really. Subito dopo il lockdown, e il video Get Ready With Me di cui parlavo prima è proprio forse la prima uscita, la prima settimana fuori dal lockdown di 2 anni fa, quindi quando si potevano iniziare a rivedere amici, però i locali erano ancora chiusi. Poi la situazione lì, non so, è così, passa tanto così tanto tempo che non so nemmeno bene come parlarvi, è veramente stranissimo. Comunque, nel giugno del 2020, Marco, lui viveva in una casa affittata a lavoratori con altri 2 ragazzi. E ogni tanto io nei weekend, il sabato, in special modo, andavo a dormire da lui. Uno di questi weekend i suoi coinquilini non c'erano e lui, carino carino, mi ha invitato: vieni Lisa, facciamo una cenetta romantica, poi eventualmente ci andiamo a prendere qualcosa da bere in centro, visto che la casa dove abitava Marco era in centro, e poi giustamente vieni a dormire da me. E in quell'occasione mi fece trovare un bigliettino proprio tipo Bimby sul letto, gigantesco: ti amo.
Diciamo che quella fu la serata in cui ci siamo messi insieme, nel termine adolescenziale e un po' vecchiotto che si usava un po' di tempo fa. Super carino. E io ho accettato di fidanzarmi, di mettermi insieme a lui immediatamente perché sentivo che il mio cuore era pronto ad affrontare un'altra storia. Vado a bagnare questo culetto di spugnetta che poi vi racconterò per mettere il correttore. E abbiamo trascorso un'estate magica piena di belle esperienze, di nuove avventure, nuovi viaggi, nuovo modo di approcciarsi all'essere una coppia, comunque di due adulti, cioè iniziare una relazione comunque di una coppia di due adulti. È stata tutta una scoperta, in verità, veramente. È stato molto, un'estate bellissima. Verso la fine dell'estate, ora non ricordo bene se era già settembre o era ancora agosto, Marco doveva cambiare appartamento perché al proprietario serviva l'appartamento e quindi ne stavamo cercando una stanza, comunque una soluzione per lui. Quando a un certo punto mi ha chiesto di andare a convivere. Io sull'idea di convivenza ero sempre stata molto scettica, se non per pochissime eccezioni. Questo negli anni, una costruzione che mi sono fatta negli anni, nel senso che avrei accettato una convivenza prima del matrimonio solo se lavoravo fuori dalla città dove vivono i miei genitori, quindi in questo caso Salerno. Quindi l'esigenza di vivere in un appartamento che non fosse quello dei miei genitori e giustamente il mio compagno lavorasse e vivesse nella stessa città, allora lì avrei detto sì a una convivenza, ma avrei detto sempre no a una convivenza nella stessa città dei miei genitori. La vedevo una cosa proprio fuori da ogni concezione umana, forse un po' vecchiotto come stile, ero all'epoca. Comunque ero così felice che ho detto subito sì, ho accettato la proposta di andare a convivere insieme. E quindi ci siamo messi alla ricerca di un appartamento, una soluzione che potesse andare bene ad entrambi. E abbiamo trovato la camera da letto che poi avete visto nei video che vi ho caricato in questi 2 anni, una soluzione. Praticamente era un bed and breakfast che subito dopo il lockdown, non lavorando, ha accettato di mettere in affitto la struttura a lungo periodo. Quindi noi ci siamo trovati a fare prima un contratto di 6 mesi e poi estenderlo per altri forse 2, 3, ora non mi ricordo, forse 2. Quindi abbiamo iniziato questa convivenza così, nata quasi per gioco, cioè da un momento all'altro. Cioè il giorno prima noi stavamo, il secondo prima noi stavamo cercando una soluzione abitativa per Marco, il secondo dopo mi aveva chiesto di andare a convivere. Boom, proprio boom. La nostra prima casina era molto carina, praticamente era un piccolo ingresso e da un lato si entrava in una camera da letto molto grande con un bell'armadio grande, ci abbiamo messo una scrivania, c'era un comò. E io ero riuscita a mettere anche la mia vanity tipo come la tenevo da mamma. C'era una poltroncina, il letto, era molto carina. Poi c'era un bagno completo di tutto, cioè la doccia, bidet, lavandino, c'era anche la lavatrice, giustamente. E poi c'era una piccola cucina, un piccolo cucinino, per là veramente era molto molto piccolo. Però per una coppia alla prima esperienza di convivenza, che per me non è stata un semplice test per capire se potevamo vivere insieme, ma era già una sicurezza, cioè io sapevo già che
volevo vivere la mia vita con Marco. È stata veramente una soluzione carina. Poi era in centro durante un periodo in cui i locali erano tra aperti, chiusi, non si capiva molto bene, quindi era anche piacevole potersi fare una passeggiata in centro anche se i locali erano chiusi. Non c'era il problema del traffico salernitano durante i fine settimana. Era molto molto piacevole. Siamo stati benissimo. Sì, se non sbaglio sono 8 mesi, qualcosa del genere. No, forse un po' di più. Novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre. Una decina di mesi, sì. Durante la convivenza, questa prima convivenza, a un certo punto. Nella stessa giornata in cui l'anno prima mi aveva scritto il bigliettino "Ti amo" e ci eravamo messi insieme, mi arriva la proposta di matrimonio. Dopo semplicemente un anno di frequentazione, conoscenza, fidanzamento, mettersi, ha avuto la proposta, che è stata romantica, dolcissima, bellissima, praticamente una piccola caccia al tesoro. Di questa caccia al tesoro su Instagram ho messo le varie tappe, i bigliettini, cioè le frasi che aveva scritto per farmi passare alla tappa successiva. Comunque, solo ci penso, è stato carinissimo. Due tappe, no, tre tappe. E alla fine mi aspettava sulle scale del Duomo con l'anello che ho qua, che pure l'ho postato su Instagram un po' di volte. Questo è il mio anello di fidanzamento, che metto anche se ora l'anello principale ce l'ho qua, quindi vi spoilerò il resto del racconto. In cima alle scale del Duomo mi aspettava con l'anello e l'ultima frase della caccia al tesoro. È stata veramente un'esperienza romantica all'ennesima potenza. Dopo di ciò, nel frattempo, sì, nel frattempo, ci siamo messi alla ricerca di una casa da acquistare, perché la nostra idea era di non stare in affitto per troppo troppo tempo, perché è uno spreco di denaro, perché no, assolutamente no. Quindi già l'estate del 2021 noi eravamo alla ricerca di una casa da acquistare. Ne abbiamo viste tante, anzi troppe. Una delle ultime sulla quale eravamo abbastanza convinti, io ero convinta, diciamo al 90%, era un po' vecchiotta, un primo piano, bella grande, ma per me andava completamente ristrutturata perché come era divisa non rientrava per niente nei miei gusti. Nella giornata in cui ci siamo fatti questa bella scarpignata per andare a vedere questa casa, ci affacciamo un pochino più in là sulla strada e c'era un palazzo in costruzione. E visto che mio zio due studi Tecnocasa qui a Salerno, ho chiesto a zio di prendere un po' informazioni per sapere questo stabile, se c'erano ancora appartamenti, se si vendevano appartamenti, eccetera. Ci mancava un solo appartamento, non era ancora stato venduto. Siamo andati a parlare col costruttore, con l'ingegnere. Ups. E alla fine, praticamente sulla carta, abbiamo visto più o meno gli spazi. Ci portò sul cantiere. Ci portò sul cantiere e
ci fece vedere praticamente un appartamento già venduto con le grandezze dell'appartamento che si vendeva, al quale noi eravamo molto interessati. Più o meno per farci capire come potevano venire gli spazi, anche perché sulla carta lui aveva dato una bozza di divisione, ma era ancora tutto in itere, non c'era nulla di stabilito. Degli spazi interni, se non il punto in cui sarebbe venuto il bagno, perché della colonna fecale, si dovrebbe chiamare, doveva andarla per forza. E poi ci ha portato al piano in cui era l'appartamento in vendita al quale noi volevamo comprare. Non c'era, ragazzi, non c'erano neanche le mura esterne dell'appartamento. Era semplicemente il piano tutto aperto e basta. Ci c'erano solo le scale. E vabbè, giustamente ci abbiamo riflettuto un pochettino e alla fine abbiamo visto il prezzo, visto il fatto che era una casa di nuova costruzione. Come giustamente dice mio zio, il mattone prima di 50 anni non si deteriora economicamente, quindi da qua a 50 anni va solo a aumentare il valore effettivo della casa, ma non a diminuire. E quindi abbiamo deciso di fare il salto e comprare la casa. Abbiamo comprato casa. Che praticamente questa è la quale vi sto parlando. Di questa casa abbiamo scelto tutto. Abbiamo scelto praticamente qualsiasi cosa era possibile scegliere, oltre giustamente al perimetro delle mura esterne. Quindi venimmo un giorno qui in cantiere e con i mattoncini a terra abbiamo scelto quale doveva essere la grandezza della cucina, come doveva venire la camera da letto, come doveva venire il bagno, come doveva venire la sala. E praticamente c'ho le fotografie, i mattoncini a terra, sembrava un Lego. Ci siamo divertiti tantissimo. Tutto questo l'abbiamo fatto praticamente. Abbiamo risposto sì all'ingegnere di acquistare questa casa in autunno del 2021. E a gennaio del 2022 abbiamo firmato l'atto notarile di acquisto, quindi veramente nel giro di pochissimi mesi, e nel giro di altri 2 mesi, no, anche di meno, abbiamo comprato la cucina e la camera da letto e il divano in sala. Stop! Non abbiamo più nulla. Nel frattempo abbiamo lasciato l'appartamentino vecchio e abbiamo chiesto ospitalità ai miei genitori. Uno perché per poter risparmiare, giustamente, per poter comprare questa casa, e due, l'ingegnere ci aveva detto che ci consegnava casa poco prima, poco dopo Natale 2021. Alzo solo il sopracciglio perché è l'unica cosa da poter fare. Noi siamo venuti a vivere in questa casa a giugno 2022. Abbiamo firmato l'atto, un casino con l'atto. No, ritorniamo un passetto indietro. Il casino di fare un mezzo trasloco, pensando di dover rimanere fino a dicembre dai miei genitori. Quindi io mi ero organizzata tutti i miei bei pacchi. Allora, queste cose che sono super invernali andranno a deposito, queste super estive andranno a deposito. Da mamma e papà mi porto sì i maglioncini, ma non i maglioncioni, magari soltanto l'impermeabile, il bomber e uno stivale senza tacco e uno col tacco, due borsine. Io avevo sì tutti i miei trucchi, ma non i doppioni. Gli avevo i trucchi che potevo utilizzare, che mi stavo utilizzando, delle creme e i jewels, quelli semplici. Stop. Poi avevo magliette di cotone a manica lunga,
jeans e pantaloni leggeri, due stivali, qualche maglioncino un pochettino più caldo, zero sciarpe se non quelle primaverili e autunnali. E basta. Io ho lasciato casa dei miei genitori a giugno, ho passato l'inverno del 2022 congelata. Ma non perché, anche un po' per pigrizia, non mi andava di andare a smantellare, di andare in deposito a prendere cose, eccetera. Anche perché, sì, fra 15 giorni, sì, fra 15 giorni, alla fine questi 15 giorni non arrivavano mai, anche semplicemente per questa motivazione. Alla fine, durante la primavera del 2022, comunque la camera da letto camera da letto e cucina erano comunque state montate, quindi alla fine sono riuscita a mettermi comunque a disposizione maglioni e cose invernali, quindi di tanto in tanto se avevo bisogno correvo qua a casa a prendermi qualcosa che mi poteva servire. È stata abbastanza divertente, che non un'esperienza che non farei mai più nella vita. Mai più. Nel frattempo, noi abbiamo comprato casa, abbiamo organizzato anche il matrimonio. Ebbene sì, da febbraio 2020 fino a giugno, febbraio 2022 fino a giugno 2022 abbiamo organizzato il matrimonio, quindi tra l'acquisto della casa, l'atto notarile, l'acquisto di due mobili praticamente e l'organizzazione del matrimonio sono stati 6 mesi di inferno e mi sono divertita tantissimo. Marco è stato sempre molto presente, puntuale, attento a darci giusti consigli. Ci siamo divertiti tanto, siamo stati una di quelle coppie che il matrimonio se l'è veramente organizzato come desiderava, nei tempi e negli spazi desiderati. Che poi la data che noi abbiamo scelto era la data in cui mi aveva scritto il bigliettino, che poi era la data in cui mi aveva chiesto di sposarlo. E quindi la data del nostro matrimonio è coincisa in quella giornata, giustamente dell'anno successivo. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto per l'organizzazione del matrimonio è stata bloccare la data al Duomo di Salerno perché ci volevamo sposare lì. Sia perché la considero una delle cattedrali più belle in assoluto, poi anche per la questione Covid, la chiesetta che sta vicino a casa dei miei genitori è piccola, quindi sarebbe stato un po' più scomodo poter fare entrare i nostri invitati e rimanere nelle regole Covid di evitare gli ammassi di persone, e quindi abbiamo optato per sposarci al Duomo. Durante la preparazione del matrimonio abbiamo avuto anche il Covid. Ebbene sì, durante una partita di pallavolo, prese dall'entusiasmo di aver vinto, abbracci e baci, una mia compagna gli era stato trasmesso il Covid durante il 18° compleanno della sorella e nulla, tutta la squadra col Covid, forse due o tre persone non l'hanno preso e io l'ho giustamente, vivendo in casa e dormendo con Marco, gliel'ho immischiato. Fortunatamente non l'ho immischiato ai miei genitori, loro sono rimasti immuni da questa cataclisma a casa. Ricordo che il corso prematrimoniale l'abbiamo fatto praticamente online su una piattaforma perché eravamo in quarantena. E durante la quarantena abbiamo ideato gli inviti di nozze che ci sono stati poi spediti e
e abbiamo iniziato a stilare la lista degli invitati, a chiudere le buste per poter rinviare gli inviti, che noi non volevamo il classico invito standard comprato con la scrittina e tanti saluti. No, noi volevamo un qualcosa di più personale, quindi abbiamo deciso di usare una nostra foto e creare una cartolina. E quindi abbiamo cercato online una tipografia a prezzi relativamente modici e l'abbiamo trovata. Poi abbiamo messo la ceralacca, è stata una bella. Siamo divertiti. Abbiamo fatto fare il timbro per la ceralacca con le nostre iniziali, il timbro personalizzato, molto carino. Che doveva essere messo anche sui menu di nozze del banchetto di nozze, ma purtroppo la pistola a caldo dell'organizzatrice non entrava la colla che le avevo comprato rosa. Ah, in tutto ciò, giustamente il mio matrimonio, che colore poteva avere di fondo? Rosa. Il mio marito l'ha accettata. Stato carino. Comunque, del matrimonio ho fatto diversi post su Instagram con foto sia ufficiali del fotografo che abbiamo scelto e sia delle fotografie che ci hanno scattato i nostri invitati. Cosa bellissima del nostro matrimonio, a parte la musica, rock and roll con la band, fighissimi. Le mie compagne di pallavolo all'uscita dalla chiesa, prima del lancio dei confetti, hanno creato un corridoio con i palloni palleggiando e noi siamo passati sotto. Poi alla fine mi hanno lanciato una palla, ho fatto anche una schiacciata e Marco ha fatto una spallata. È stato divertente. Una cosa diversa rispetto al semplice solo lancio dei confetti. Poi, scelta dell'abito. Parliamo di cose serie. Quanto riguarda la scelta dell'abito, io avevo le idee relativamente chiare, perché negli anni ho anche sfilato per alcune atelier di Salerno e quindi sapevo che cosa mi sarei vista addosso il giorno del mio matrimonio, che cosa mi piaceva, che cosa proprio no, grazie. Quindi più o meno sapevo. Al primo atelier dove sono andata, che poi durante periodo Covid, post-Covid, poteva venire a provare gli abiti una sola persona come accompagnatrice. Giustamente mi sono portata mia madre. Comunque, al primo atelier subito ho detto: no, i miei gusti sono questo, mi piace uno scivolato, me lo vedo bene addosso, me lo vedo elegante. Ne ho misurati così tanti in quell'atelier, tant'è che a un certo punto ho detto: ok, no, i vostri scivolati non mi piacciono. Avevo visto un vestito che era molto simpatico, non mi ricordo di quale atelier era. Praticamente era un vestito principesco, ma si poteva smontare la coda, la gonna, e veniva più corto avanti e poi con più lungo dietro, se volevi fare il cambio di look. Su quello sono rimasta molto indecisa quasi fino alla fine, tant'è che alla proprietaria dell'atelier ho detto: ci voglio pensare, vi faccio sapere nei prossimi giorni. 2 giorni dopo siamo andate invece come in una favola, e ho scelto dagli stand 4 scivolati, se non sbaglio, uno tipo Cenerentola tutto glitter che mi piaceva tantissimo, e uno largo principesco, e poi ce n'era uno rosa non potrò mai dimenticare perché quello ci ho lasciato gli occhi, però non l'avrei mai scelto rosa. Uno rosa di pina passaro,
che avevo visto alle sfilate di quest'anno, dell'anno scorso, li ho provati tutti. Alla fine ero indecisa tra uno scivolato e questo molto, sì, mi verrebbe da dire veramente Cenerentolo, Cenerentoluso, perché era pieno di glitter. Era la stoffa finale sopra la struttura dell'abito, era un manto di luci, era molto bello, però l'eleganza e la raffinatezza dello scivolato, che poi ho scelto il mio abito da sposa, non c'era storia, non c'era proprio storia, era troppo bello il mio abito da sposa. Teneva scritto sopra: Elisa, compralo, è tuo, l'hanno disegnato per te, per il tuo corpo, ti fa sentire bellissima, prendilo. Il giorno del tuo matrimonio indosserai quel vestito, andrai verso l'altare sotto braccio a Papino, devi metterti quell'abito, sei bellissimo. Sì, il vestito questo diceva. Poi ho deciso anche che avrei indossato un velo. Mamma mi ha regalato un velo bellissimo, sempre sulle foto, su Instagram, nelle foto vedete il look completo, molto bello. E mancava qualcosa a questo abito, mi ci vedevo con qualcosa in più per andare verso l'altare, e ho deciso di mettere i guanti, quindi avevo il guanto fino a sopra il gomito, trasparente, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Completava proprio il look. Molto molto elegante e fine. Poi per quanto riguarda invece le scarpe, lì è stata una botta in fronte. Allora, mio marito e Marco è più o meno poco poco più alto di me, quindi quando metto i tacchi mo perdo. E io ho tacchi anche da 14 centimetri e me li metto perché io li adoro. Però giustamente non volevo un paio di scarpe troppo alte, anche per resistere comunque l'intera giornata. Ah, ci siamo sposati di pomeriggio alle 4, però comunque la giornata sarebbe iniziata comunque la mattina. Quindi ero alla ricerca di un paio di scarpe che volevo i sandali, perché non volevo mettere le calze, visto che mi sono sposata a giugno. E tutti quei sandali con un tacco largo, ma comodo, ma non troppo alto. Io volevo un 6 centimetri, considerando anche almeno 1 centimetro di zeppa avanti, di modo tale che sotto alla pianta del piede non mi facesse male il piede e il tacco comunque rimanesse di 6 centimetri. E tutte quelle che avevo visto con questo standard erano vecchie, avevano proprio il sentore della scarpa della nonna. Non avevano niente di particolare. Quelle che piacevano a me erano 47 centimetri con 5.000 centimetri di zeppa, eccetera. Quindi no. Allora ho iniziato a vedere online e avevo trovato anche un artigiano che faceva scarpe su misura, e più o meno avevamo raggiunto lo standard, cioè il modello, tra varie chiacchierate che ho fatto con l'assistente, praticamente questo, sì, lo chiamerei atelier di scarpe da sposa, l'ho trovato su Instagram ed è di, ora non mi ricordo, non so neanche se ho più riferimenti, forse era pugliese, di Bari, non mi ricordo. Comunque, gentilissima la ragazza che mi ha seguito nel costruire il modello attraverso quello che lei proponeva, perché praticamente questo atelier funziona in questo modo: loro hanno tot tipologie di tacco, tot tipologie di zeppa, tot tipologie di incrocio, tot tipologie di fascia avanti, e da queste tipologie poi ti fanno costruire la scarpa che più ti piace. Quindi tra le loro scelte e le mie richieste eravamo arrivati a un modello che mi piaceva tantissimo, era bellissimo, soltanto che il tacco non era al di sotto dei 6 cm,
che io avrei desiderato. Era 8 più 2 di zeppa, quindi il dislivello era di 6, però il tacco era comunque da 8. Nelle stesse giornate in cui costruivo il modello della scarpa, andai dal mio calzolaio di fiducia a ritirare un paio di scarpe. Il mio calzolaio di fiducia, ogni qualvolta io compro un paio di scarpe nuove, le porto da lui e mi faccio livellare il tacco di modo tale che mi sia più comodo, che riesca a camminare meglio, che non traballi, eccetera. E gli chiesi se eventualmente avessi acquistato questa scarpa online, se poi l'avrei potuta portare da lui per poterla sistemare per il mio piede. E lui mi fece notare che c'era un negozio che io conosco da sempre. Il proprietario è amico di mio zio, conosceva i miei nonni perché sta sotto casa dei miei nonni praticamente. Mi fece ricordare che questo qua aveva anche lui l'atelier di scarpe su misura per sposa, comunque 20. Sono andata di corsa. Sono andata di corsa. Mi scusi, mi devo sposare, sto cercando un paio di scarpe. Gli ho detto più o meno che cosa desideravo. Volevo una scarpa, un sandalo aperto, con il cinturino alla caviglia, con il tacco di quella dimensione, con un po' di zeppa. Il tacco doveva essere in un certo modo. Sì, la possiamo costruire. E io così, really? Ok, vengo domani, prendiamo tutte le misure, la costruiamo come dico io. Il giorno dopo sono andata e l'abbiamo fatta come dicevo io. Della scarpa non ho fatto foto su Instagram, ma la devo fare prima o poi perché ora le tengo giù in garage, non le tengo qua a casa. Non ho avuto. Cioè, finché sono rimasti a casa ho sempre detto, vabbè, domani faccio una bella foto.